Siamo Boves, il centro di circa 10.000 abitanti a pochi passi da Cuneo. Qui avvenne la prima strage nazista in Italia. L'8 settembre, qua vicino, c'era una caserma che conteneva circa 1.000 soldati italiani. Dopo l'armistizio questi soldati scappano e in molti passano di qua. Gli abitanti del posto li aiutano, li sostengono, gli danno da mangiare, gli danno degli abiti per non dover scappare con la divisa, ma alcuni rimangono qui, su queste colline e sulla montagna La Bisalta. E qui il 16 di settembre del 1943 arrivano anche i tedeschi. Sono comandati da un giovane nazista, Joachim Peiper, che si è già distinto per la sua ferocia nelle campagne di Russia. Wie heißen Sie? Joachim Peiper. Joachim Peiper. Molti sbandati della Quarta Armata, così come parte dei soldati in fuga dalle caserme della zona, cercano rifugio a Boves in attesa dell'evolversi degli eventi. Arriva e chiede pubblicamente, tramite il parroco, perché nel frattempo le autorità civili si erano date alla fuga, chiedono a Don Giuseppe Bernardi, il parroco della chiesa di Boves, di caldeggiare affinché tutti gli uomini che sono sparsi per le montagne si consegnino. Don Bernardi porta questo messaggio, ma come possiamo ben immaginare nessuno dei militari, ex militari, si presenta. E allora che cosa fanno i nazisti? Per anticipare quello che vogliono fare, cioè di dare a ferro a fuoco il paese, lanciano delle colpi di cannone e arrivano proprio in questa collina. Qui infatti i bovesani hanno su una statua scritto che quella è la prima vittima dei nazisti. Di fatto quel giorno nessuna persona muore, ma diverse colpi di cannone colpiscono quest'area dove siamo noi. È il 16 di settembre, ma la vera strage avverrà pochi giorni dopo, il 19 di settembre. È una domenica mattina. Era un'aria che si respirava pesante quel mattino. Anche Don Bernardi è molto preoccupato. Parroco era molto pessimista. Lui aveva tanto paura dei tedeschi. Preoccupazione più che spavento. In tarda mattinata giungono nella piazza centrale di Boves due soldati tedeschi in cerca della caserma del paese. Io ero in piazza con mio papà. Davanti al municipio ho visto arrivare... Sono arrivati quei due tedeschi. Una macchina scoperta con due tedeschi sopra. Loro erano lì che guardavano la carta geografica. Nel buco di là, con la camionetta, con i partigiani, i ribelli. Il camioncino con la bandiera tricolore. C'erano i partigiani e c'erano i tedeschi in paese. In pochi istanti i due militari vengono disarmati dai ribelli e portati in ostaggio in montagna, insieme alla loro vettura. E adesso chissà come va a finire. E dopo mezz'ora sono arrivati i tedeschi. Ecco, e ho sentito sferragliare dall'altra strada, che arrivavano a Boves. In effetti è già in movimento da Cuneo verso Boves un primo reparto di SS, il quale tenta di salire in Valle Colla. Ma alcuni chilometri sopra Boves, al ponte dei Sergent, nei pressi di Castellar, è fermato dal fuoco dei ribelli. Nello scontro muore un mitragliere tedesco. Siamo in un luogo storico. Qui, proprio qui, fu combattuto il primo scontro tra il gruppo dei ribelli guidati dal comandante Vian, il germe di quello che diventò la lotta partigiana contro i tedeschi. Ce lo ricorda questa targa. Non finiamo mai di scoprire e di riscoprire cosa avvenne veramente in quegli anni, in quei giorni. Poco dopo mezzogiorno, domenica pomeriggio, il maggiore delle SS Peiper raggiunge il paese con altri rinforzi e si ferma in Piazza Italia, davanti al municipio. Noi avevamo un'impiegata, la signorina Zerbini, che era in comune. È arrivata trafelata e dice: sta succedendo qualcosa di brutto.
perché in Piazza Italia sono arrivate due macchine con dei militari, ma di alto livello, tedeschi. Piper cerca ambasciatori per il rilascio dei due ostaggi e del morto della mattinata, ma il municipio è deserto. Erano scappati tutti, non c'era più nessuna autorità. I suoi soldati salgono e scendono dai loro automezzi, molti di loro bevono. Loro erano tutti al bar bianco. Tutti con le bottiglie bevevano, erano ubriachi già. Tutti fermi lì, tutti sti carri armati, sti tedeschi, bei ragazzi, non parliamone. Della SS, alti, bellissimi. Piper a questo punto non chiama Don Bernardi, riconosciuto come una delle persone più autorevoli del paese, e Vassallo, che era, diciamo, il personaggio più in vista, non vicino alla chiesa, ma un grande benefattore per la popolazione. Si deve a lui, ad esempio, la costruzione, il mantenimento della parte dell'ospedale e molte altre iniziative a favore dei suoi concittadini. I due partono e vanno su per le montagne in cerca di chiudere, di convincere a restituire i nazisti, perché Piper, il nazista, aveva detto che se non ritornavano in tempi certi e brevi, avrebbe dato alle fiamme il paese e ucciso molti concittadini. L'impresa, anche se non facile, viene portata a buon fine. I due emissari tornano e tornano sia con il tedesco morto che con i due presi in ostaggio. Ma, come purtroppo la storia ci narra, questo non è sufficiente per i tedeschi. Di fatto la città viene data alle fiamme lo stesso. Don Bernardi e Vassallo intanto sono costretti su un autoblindo a girare nelle strade del concentrico per assistere alla distruzione del paese. Abbiamo sentito un ferragliare in piazza e c'erano le autoblinde che giravano. Li hanno fatti girare ancora. Per tutto il paese incendiato, su un carro armato. A vederli sembrava già due cadaveri, niente, tesi erano. Molto sofferenti. Stanco proprio. Anche Vassallo, né? Erano spaventati, si vedeva. Proprio tesi. Perché l'hanno fatto vedere il paese che bruciava. E chiedono sarà la benedizione. Che hanno anche visto i morti di Boves. Scappate, e sarà la benedizione. Nel mentre che si svolge tutta questa frenetica rincorsa alla ricerca di salvare il paese, abbiamo un altro protagonista, che è Don Mario Ghibaudo, un giovane prete 23enne, il vice parroco, diventato sacerdote da poco tempo, che cerca disperatamente di aiutare la sua gente a salvarsi ed è instancabile nel portare, nell'aiutare ad a scappare nella campagna per salvare almeno la vita, se non la casa. Questa è la chiesa di Santa Croce, dove Don Mario ha detto l'ultima messa in quel 19 settembre del 1943. Era la festa dell'Addolorata, dopodiché se n'è tornato con i chierici verso la parrocchia e verso il destino che lo aspettava. I due sacerdoti e Vassallo, i tre protagonisti di questa vicenda, tristemente alla sera saranno tutti e tre morti. Aveva in mano la corona del rosario. In piazza una bomba a mano distrugge la centralina telefonica. Si spara sulle persone. Poi si sono messi tutti a sparare. C'erano già dei morti a terra. Se ne vedevano uccisi per la strada. Hanno cominciato già proprio a bruciare Boves. Abbiamo già visto le fiamme dappertutto. Siamo usciti con la casa in fiamme. Ce l'hanno incendiata davanti a noi. Settantasette anni fa. Erano lì e Giuseppe invitò delle ragazzine che arrivavano, erano dell'orfanotrofio, che arrivavano proprio da là dietro, e le invitò a pregare sul corpo del tedesco morto. Ed è proprio qui, in quel punto, che nasce il seme della speranza. Accanto c'è la chiesa, la parrocchia di Don Giuseppe e di Don Ghibaudo, dove adesso riposano. Qualche coperta e un materasso così
se abbiamo da dormire in campagna. Tutta la gente scappava con sti carretti. E siamo venuti giù pensando di venire verso Sant'Anna. Come venivano giù, ammazzavano tutti. E ci hanno detto, no, per carità, non andate di lì, che tanti ne passano, tanti ne ammazzano. Abbiamo visto il curato ancora. Don Ghibaldo che stava portando. Che portava via sta donna. Una donna invalida col carretto e l'ha portata in salvo fuori. Don Ghibaldo sta portando in salvo su un carretto Maddalena Giubergia, una signora di 88 anni invalida. Da Piazza Garibaldi si dirige verso la cappella di San Rocco. Domenica pomeriggio, sono le ultime ore di questa terribile giornata. Don Mario Ghibaldo muore qui, quando sta cercando di portare in salvo dal paese da Boves verso la campagna più bovesani possibile. Ma si ferma. Raggiunge più avanti la famiglia Agnese, che sta fuggendo con due nipotini, di cui uno, Michel, è disabile. Il soldato tedesco si dirige allora verso il nonno Michele. U port da me, u averme nonno. E punta la rivoltella. Giro la testa e vedo che mio nonno fa così. Gli spara alla nuca. Il tedesco gli spara in testa. Mentre chi spara in testa, che mio nonno con la terra, Don Mario accorre per dare la soluzione al nonno appena colpito a morte. Va avanti davanti a mio nonno e dà la soluzione. Dando la soluzione, il tedesco gira e gli spara. Una raffica di mitra gli colpisce la mano benedicente. Gli è partito la mano che ho visto io. Gli sparai, mentre gli dai la soluzione a mio nonno. Il soldato infierisce ancora sul giovane sacerdote. Accaniscono su di lui con una baionetta, proprio squartandolo. Ed eccolo qua. Il luogo dove ancora oggi tantissimi bovesani vengono ad affidare, lo vedete con i fiori, il ricordo e la memoria di quello che ha rappresentato per loro. Al termine di quel terribile pomeriggio si conteranno 23 morti e circa 350 case incendiate. Vedevamo il paese proprio bruciare in lontananza. Mentre eravamo nella campagna vedevamo tutto Boves che bruciava. La notte l'abbiamo passata, trascorsa in campagna, sopra materassi, coperte. Al mattino torniamo su per vedere se la casa era bruciata. Io mi ricordo l'espressione di papà e madrina che hanno detto, oddio Boves. In pianto ha detto mia mamma, non c'è più niente. Io pianto. Il giorno dopo la casa era bollente e uno non ci poteva stare. I tedeschi non c'erano più, però abbiamo visto tutto bruciato. La paura era sempre tanta. E non si sapeva niente del di Don Bernardi. Don Bernardi e dell'ingegner Vassal. Questa è l'entrata del corridoio dove sono stati trovati due corpi bruciati. Era l'entrata di un'abitazione di un fotografo che aveva la sua bottega proprio qui a lato. Furono trovati due mucchi di cosa bruciata. Uno era irriconoscibile, l'altro era un corpo in cui si notavano due scarponi. Si pensava che fosse gli abitanti della casa, cioè il fotografo e sua moglie. Invece si capì in un secondo tempo, da altri piccoli dettagli, che si trattava di Don Giuseppe Bernardi e del suo amico vassallo. Sono stati uccisi probabilmente con delle pallottole, due colpi di pistola, ma poi i tedeschi volevano nascondere i loro quello che avevano fatto e hanno incendiato, ha buttato delle fascine per bruciare questi corpi. Non sono bruciati completamente e tra le ceneri si trovarono poi delle chiavi che furono riconosciute come le chiavi della canonica. Da lì si capì che si trattava di Don Giuseppe Bernardi e anche dell'amico vassallo. Tornati qui, nella loro chiesa, dove se n'erano andati il mattino del 19 settembre 1943. Sono passati 73 anni prima che potessero rientrare nella loro casa. Don Giuseppe Bernardi e Don Mario Ghibaldo ora abitano qui. È un luogo dove in tanti vengono a sostare davanti ai loro corpi, in preghiera, affidando i messaggi di speranza e di richiesta di perdono, a consegnare a questi due martiri le fatiche, i desideri,
le sofferenze e le speranze. La causa di beatificazione è partita su suggerimento di diversi testimoni. Devo dire che è stato un percorso molto interessante e molto ricco. In questo senso, lavorando sulle testimonianze, sui fatti, su quello che è successo, noi abbiamo imparato anche un po' qual era il messaggio che ci veniva dalla vita di questi due sacerdoti, che è il messaggio che il perdono sulla terra c'è. La riconciliazione è possibile. E allora, grazie appunto al cammino che abbiamo fatto, abbiamo potuto portare avanti anche questo percorso sulla riconciliazione, sul perdono. L'esempio dei due preti è un esempio, è una pietra miliare, ecco, della storia di Bovis. Se ricordiamo che Don Mario muore a 23 anni, per la sua città, per salvare la gente. E Don Bernardi, quel giorno che muore, che poi viene bruciato, prima di morire va a benedire la salma di un soldato tedesco che è stato ucciso quel mattino nel combattimento. E quello è stato il primo segnale che abbiamo trovato, il primo cammino di riconciliazione e di pace che abbiamo riscontrato nella nostra storia. E lì è iniziato un cammino. Questa è la sede della scuola di pace di Bovis. La scuola nasce il 19 settembre 1943, era il 40° anniversario dell'eccidio di Bovis. Si provò a studiare la storia non attraverso i processi di guerra, ma attraverso processi di pace. Si provò a studiare la geografia delle nazioni senza confini, a studiare un'economia nuova, diversa, un dialogo fra le componenti. È un pezzo del cammino della storia di Bovis. Dobbiamo dire grazie a chi non ha voluto dimenticare, ma ha voluto fare iniziare un percorso di pace e di riconciliazione, perché la memoria non vuol dire dimenticare, ma vuol dire anche perdonare. E allora gli amici di Bovis hanno preso da questo principio, da questo valore, la loro azione. Hanno fondato la scuola di pace, hanno iniziato questo percorso di amicizia, di gemellaggio con chi vive in Germania. Quando come comunità andiamo a Schöndorf, avevamo intrecciato delle lettere prima con la parrocchia, il primo incontro avviene il giorno di San Francesco del 2013 a Schöndorf. Li incontriamo sulla tomba di Piper, la comunità, il parroco e altre persone della comunità. Siamo sulla tomba di Piper. Il parroco fa fare una preghiera a padre Georg, che è un sacerdote anziano, che dà ancora una mano in quella parrocchia. Abbiamo la preghiera in tedesco che padre Georg spontanea ha fatto sulla tomba di Piper, ve la leggo in italiano, perché è significativa. Ci troviamo qui davanti a questa tomba, ognuno di noi con i propri pensieri. Tu solo, Signore, nostro Padre, Padre di tutti gli uomini, tu solo conosci i nostri pensieri in questo luogo. Illumina i nostri pensieri affinché possiamo superare la prova davanti a te. Trasformali in pensieri di pace e di riconciliazione, affinché tutta l'amarezza dei nostri cuori possa sparire in questo luogo, in ogni luogo della nostra terra. Abbi misericordia, Signore Padre nostro. Vogliamo reggere e sostenere anche ciò che in te non riusciamo a capire. Questa è la prima preghiera che abbiamo fatto verso i pensieri nostri. La prima volta che siamo andati sulla tomba di Padre.